27esima finale tra Boris Becker e Stefan Edberg a Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia. Torneo indoor, la finale si gioca al meglio di 5 partite. Già ricordato in sede di presentazione del match che il computo totale dei confronti tra i due giocatori, confronti che si sono giocati al meglio di 5 partite, di 9-4 a favore Becker. Però Edberg è riuscito a vincere nelle due uniche occasioni in cui si è giocato, il match è terminato al quinto set. Le due occasioni si sono verificate nel 1989 nella semifinale di Parigi, in quell'occasione Stefan vinse 6-2 al quinto e poi quest'anno nella finale di Wimbledon e fu ancora Stefan a prevalere 6-4 al quinto set. 1-0 Becker al servizio Edberg. ...15-0... prende molto bene la rete Edberg. Forse è il caso di far rilevare la differenza di velocità nella discesa a rete tra i due giocatori. Molto più tecnico Stefan Edberg, che riesce a giocare la prima volea abbondantemente dentro la linea del servizio. Viceversa Becker, spingendo molto più velocemente il servizio, ha meno tempo per riuscire a trovare la posizione sulla rete. 30-0 comunque su questo errore di risposta del tedesco. Due giocatori sono quasi coetanei, 23enne Becker contro il 24enne Edberg. Ripetiamo, Edberg numero 1 del mondo e Becker numero 2 del mondo. Bello scambio, Edberg tenta un passante incredibile di rovescio, trova un buonissimo angolo, però la palla finisce in corridoio. Adesso rivediamo lo scambio. Ecco questo recupero di Becker in grande allungo, Edberg viene avanti in controtempo, la palla colpisce il net, si rallenta, quel tanto che basta a consentire al tedesco di giocare un ottimo pallonetto sul quale Edberg tenta un colpo molto spettacolare che però esce. Ancora la prima volée di Edberg molto profonda costringe Becker ad un pallonetto corto. 40-15, quindi due palle a favore dello svedese per pareggiare il conto in questa prima partita. E su questo errore di risposta Edberg di Becker, Edberg tiene il servizio, uno pari, al servizio Boris Becker. In questa stagione i due giocatori si sono incontrati due volte, tutte e due le volte sull'erba. E nella semifinale del Queens è stato Becker a prevalere, della finale di Wimbledon abbiamo già ricordato il risultato, la vittoria di Stefan Edberg in 5 partite. Fuori la risposta di Edberg, 15-0. Thank you.
Errore di volley di diritto di Becker dopo uno scambio piuttosto prolungato da fondo campo. Ecco, vediamo. Becker è un po' in ritardo. La tendenza del tedesco a giocare sempre abbastanza lontano dalla rete. Questa più che una tendenza è una necessità, dal momento che Becker spesso viene avanti dopo aver giocato un colpo molto veloce, colpo che nell'esecuzione un po' lo squilibra, non gli dà il corretto tempo per avvicinarsi alla rete. Comunque siamo 15 pari in questo terzo gioco della prima partita. Ottima risposta di diritto di Edberg. Abbiamo visto Becker cercare il diritto con la seconda palla. Diritto è sicuramente il colpo più debole dello svedese, però questa volta Edberg, nonostante la palla fosse alta, è riuscito a trovare un ottimo angolo. 15-30. Becker sistema la situazione con un servizio vincente, 30 pari. Nell'intervista dopo il match, Todd Woodbridge, alla domanda dell'intervistatore che gli chiedeva quanto il servizio di Becker fosse la sua caratteristica peculiare, Woodbridge ha risposto che effettivamente il tedesco è sempre in grado di risolvere situazioni difficili con il servizio. Ottima la volée di rovescio lungolinea di Becker sulla risposta piuttosto alta di Edberg. Vediamo, abbiamo visto il passo d'incontro e qui il solito Becker abbastanza lontano dalla rete, che però questa volta riesce a trovare un ottimo tempo sulla palla. Ace di Becker, tiene il servizio il tedesco, 2-1 a suo favore. Edberg andrà al servizio dopo il cambio di campo. Becker leads 2-1. A favore Boris Becker. Dopo il cambio di campo andrà al servizio Stefan Edberg. Finale del torneo di Sydney Indoor, torneo dotato di $1 milione di montepremi. Finale disputata tra i primi due giocatori del mondo. Due giocatori sono giunti alla finale battendo rispettivamente lo svedese Stefan Edberg, testa di serie numero 1, ha battuto il connazionale Niklas Kron al primo turno, l'australiano Mark Kratzman nel secondo turno, lo statunitense David Wheaton in quarti di finale e il cecoslovacco Ivan Lendl in semifinale. Per parte sua, intanto il gioco è ripreso, vediamo questo punto, poi parleremo del percorso di Edberg. 15-0. Ancora errore di risposta di Boris Becker. Boris Becker che per parte sua ha battuto al primo turno Mats Wilander, al secondo turno il neozelandese, intanto ace di Stefan Edberg. Secondo turno neozelandese Kelly Everden, in quarti di finale lo statunitense Richie Renneberg e in semifinale abbiamo visto ieri l'australiano Todd Woodbridge. 40-0, questo errore di risposta di Becker.
Edberg vince lo scambio da fondo campo. Giochi sono due pari. Two games all. Un solo punto ceduto dallo svedese in due turni di servizio. Becker ha ceduto 4 punti, 2 in ciascuno dei due turni di servizio. Era molto bello il pallonetto littato, pallonetto molto arrotato di Stefan Edberg, però Becker si alza e trova una buona coordinazione per chiudere lo smash. 15-0. Servizio vincente di Becker, 30-0. Insiste ancora Becker sul diritto di Edberg, cerca la risposta del diritto dello svedese, che è sicuramente non paragonabile alla risposta di rovescio. Qualche mormorio tra il pubblico. E Becker tiene questa volta a zero il proprio servizio. I giochi sono a questo punto 3-2 a favore di Becker. Edberg andrà al servizio dopo il cambio di campo. Dagli stadi, dai campus, dalle arene, dai playground di tutti i 52 stati dell'Unione, il meglio dello sport americano. Tutti i campioni Yankee nella vetrina USA Sport ogni mercoledì alle 20:30 su Capodistria. Sette. Ogni sabato 7 con il Corriere della Sera. 7 oltre il quotidiano. Come to Marlboro Country. Blue Storm. Protagonisti sempre in forma. Un po' trasgressivi, ma incredibilmente romantici. Blue Storm, come tu le vuoi. Ringeps Oro, orologi sangue blu. Con Johnny Walker Red vinci 5 barche a vela originali e migliaia di esclusivi capi Marina Yachting. Invia il numero del sigillo che trovi sul tappo a questo indirizzo. Purtroppo, cara, farò tardissimo. Se ho da fare, pensa, dovrò saltare dalla stampante laser alla copiatrice, dalla copiatrice al telefax e... Ah, lo so, tesoro, le mita sono veloci, affidabili, ma qualcuno deve pur metterci le mani. Chi? La mia segretaria? Quella alle 6 in punto, chiude! O lei mi aumenterai la paga o io mandassi copia alla sua signora, la donna delle pulizie. Questa mita, proprio una macchina fotografica doveva regalare.
Rover 200. Australian Time Proof Sportswear. Peugeot 405. Dietro di lei, il deserto. È stata buona la stagione di Stefan Edberg. Direi ottima, non si può definire buona la stagione del vincitore di Wimbledon, forse bisogna dire qualcosa in più. Edberg, oltre al torneo londinese, è riuscito a vincere anche Indian Wells, ha vinto anche a Tokyo Suntory, un torneo che si gioca nel mese di aprile. Poi prima degli US Open ha ancora vinto tre tornei, cioè ha vinto 21 partite di seguito prima di perdere nel primo turno degli US Open contro Alexander Volkov, tanto 15-0 sull'errore di risposta di Becker, cioè ha vinto a Los Angeles, Cincinnati e Long Island, quindi sei centri pieni per lo svedese che vanno ad aggiungersi alle due finali, la finale degli Australian Open in cui è stato sconfitto da Ivan Lendl per ritiro, si è ritirato quando il punteggio era un set pari. Buona accelerazione di rovescio di Edberg che esce di un soffio, 15 pari, dicevamo, e poi ancora la finale di Key Biscayne nella quale è stato sconfitto da Andre Agas. Boris Becker, che aveva fatto pensare di poter diventare presto il numero uno dopo il magnifico 1989, anno in cui è riuscito a trionfare nel torneo di Wimbledon e nel torneo degli US Open, 30-15 intanto su una robusta prima palla di Edberg, dicevamo di Becker, nel 1990 ha fatto centro in tre tornei, Bruxelles e Stoccarda, 40-15 intanto sulla splendida volée di rovescio di Edberg, forse è giusto fermarsi un attimo per far rilevare intanto la buonissima coordinazione di Edberg. Ecco, peccato che non ci sia il totale del campo, perché Edberg ha giocato questa volée molto vicino alla rete, quindi con una velocità di rincorsa eccezionale. Edberg tiene il servizio a 15, quindi pareggia le sorti in questa prima partita, i giochi sono tre pari, Edberg ha concesso due punti in tre turni di servizio. Servizio al quale andrà Boris Becker, ripetiamo, il punteggio è di tre giochi pari nella prima partita. Per finire il discorso sull'annata di Boris Becker, diciamo che ha vinto a Bruxelles Stoccarda e a Indianapolis, torneo vincendo il quale è riuscito anche lui a scavalcare Ivan Lendl nella classifica mondiale. Molto alto il pallonetto di Edberg. Questa volta Becker non perdona, aveva giocato uno smash, come viene definito, in sicurezza. Però Edberg non si era mosso e quindi aveva potuto ribattere con un secondo pallonetto altissimo sul quale Becker ha chiuso lo smash. Intanto c'è un annuncio del giudice di sedia che chiede al pubblico, ai fotografi dilettanti, di non usare il flash. Purtroppo questa è una grossa lacuna, nei tornei indoor poi è particolarmente sentita. Il giocatore viene fortemente disturbato. Comunque il punteggio è 15-0. Out. 30-0. Questo errore da fondo campo di Edberg. Palla terminata nel pubblico che ha suscitato l'ilarità degli spettatori stessi. Doppio fallo di Becker, doppio fallo numero 1, 30-15.
Questa è una risposta straordinaria. Edberg aveva la palla addosso al corpo, Becker ha seguito sul corpo e è riuscito a far fare un movimento quasi di protezione del proprio corpo e a trovare un angolo imprendibile per Becker. 30 pari. Dopo una fase di studio i giocatori sembrano trovare migliore concentrazione, migliore determinazione nella risposta, soprattutto Edberg. Questo è un colpo che è un po' il metro della condizione dei giocatori. Fino a questo momento non ha funzionato come al solito. Intanto su questo errore appunto di risposta dello svedese, 40-30, quindi palla del 4-3 a favore Becker. Abbiamo visto per un momento un movimento rallentato, l'esecuzione del servizio di Becker. Becker ha davvero un buon movimento nel servizio. Perfetta l'azione di spinta del piede sinistro e anche molto buono l'entrata in campo con il piede destro. Il passante di rovescio di Edberg costringe Becker, rivediamo intanto al rallenti, costringe Becker all'errore di volo. Il primo passante giocato molto dinamico, in movimento senza fermarsi, invece qui ha il tempo di piazzarsi, vedete il buon arretramento, perfetto caricamento delle gambe, è riuscito a trovare un ottimo cross. 40 pari. Ace di Becker ed è l'ace numero 2. Molto bravo Edberg a salvarsi da una situazione difficile dopo il nastro colpito da Becker. Rivediamo. Questo è probabilmente il colpo esatto, il colpo di Becker che colpisce il net. Edberg è molto bravo a giocare una palla stretta, cioè una palla che scende molto bassa sotto la rete, quindi non ha alcuna difficoltà a finire il punto. Parità. E ancora bravo Becker, il match sta decisamente salendo di tono, ancora bravo Becker perché si costruisce il punto su questa prima volée, avete visto ancora una volta Becker lontano dalla rete sulla prima volée, abbondantemente prima della linea, giocata abbondantemente prima della linea di servizio. Comunque vantaggio Becker, palla del 4-3. E ancora volée vincente del tedesco, il quale tiene il servizio. Si porta a condurre 4-3 nella prima partita. Edberg servirà con palle nuove dopo il cambio di campo. Abbiamo avuto modo di rilevare
come sia Edberg che Becker siano riusciti a passare in classifica il cecoslovacco Ivan Lendl, a lungo tempo numero uno della classifica ATP. Due giocatori hanno giocato abbastanza bene, particolarmente Edberg ha avuto una buonissima serie di vittorie, però devono anche ringraziare la programmazione di Lendl, programmazione che ha suscitato non pochi dubbi per gli addetti ai lavori. Lendl, come sapete, come certamente ricorderete, ha rinunciato alla stagione sul rosso ed è stato quello che in generale era un periodo in grado di portargli un ottimo bottino in termini di punti, a condizionare non poco la sua il suo ranking. Come sapete, il ranking, cioè la classifica, viene stilata in base alla considerazione dei 14 migliori risultati. Intanto colpo straordinario di Edberg, che gioca una demi-volée bloccando il polso, trovando una stop demi-volée, cioè una volée stoppata, una demi-volée stoppata, colpo di una difficoltà incredibile. Solo i grandi campioni possono giocare colpi del genere. 15-0. Dicevamo che entrambi debbono ringraziare Ivan Lendl, il quale per vincere Wimbledon, grande campione, grande professionista, Ivano, per vincere Wimbledon ha sacrificato parte della stagione, una parte della stagione che è sempre stata in grado di consentirgli larghi bottini. Questo lo ha un po' penalizzato, soprattutto anche dal punto di vista tecnico, direi. Questa continua ricerca della rete con il servizio, questo miglioramento della risposta, gli ha dato intanto errore di risposta di Becker, 30-15, gli ha tolto un po' di sicurezza nei colpi di rimbalzo, come lui stesso ha dichiarato in occasione della sua sconfitta con Pete Sampras nei quarti di finale degli US Open. Lui ha detto: io non ero molto sicuro, la mia preparazione tecnica impermeata soprattutto sul gioco di volo. Intanto altro passante straordinario, questa volta il passante di Becker. Edberg aveva giocato abbastanza bene, però Becker ha trovato un ottimo angolo con il rovescio. Il match sta salendo di tono, 30 pari. Dicevamo di Lendl, che ha ammesso che la sua preparazione lo ha un po' condizionato in quelle che sono le sue caratteristiche positive, e comunque ha detto che ci riproverà, quindi stiamo certi che anche il prossimo anno Lendl farà il sacrificio probabilmente di non giocare sulla terra battuta a favore di una preparazione più lunga per il torneo di Wimbledon. Intanto 40-30 per Edberg, siamo distratti un po', intanto Edberg è arrivato a una palla per pareggiare la situazione in questo primo set. Situazione che viene bilanciata in questo momento dall'ace, dal primo ace di Edberg. I giochi a questo punto sono 4 pari nella prima partita. Andrà al servizio Boris Becker. Tanto inquadrati i rispettivi coach, li conosciamo in fondo, Bob Brett, coach di Boris Becker. Volée smorzata molto efficace di Becker, 15-0, la rivediamo. Passante di Edberg non è irresistibile, però Becker ha chiuso molto bene di volo. Come sempre, un Becker lontano dalla rete, però che si salva, se così possiamo dire, con doti di acrobazia e con doti di sensibilità da grandissimo campione. Fuori la risposta di Edberg, 30-0. Fino a questo momento Edberg ha ceduto solo 4 punti nei propri turni di servizio, quindi una media di un punto a game.
Becker ne ha ceduto qualcuno di più, precisamente 7 nei precedenti 4 turni di servizio, circa una media di 2 punti a gioco. Scambio da fondo campo con terribili bordate di Becker, che alla fine ha ragione, giocando un colpo che forse gli esteti del gioco definirebbero arrischiato, forse però no. Sicuramente efficace. Becker, andando indietro con il peso del corpo, è riuscito a sparare un diritto anomalo dal centro del campo, che è risultato imprendibile per Edberg. 40-0, 3 palle per il 5-4 a favore del tedesco. Abbiamo sentito il fischio della macchina elettronica che giudica la profondità del servizio. Fuori la risposta di Edberg. Becker tiene il servizio a 0 e va in vantaggio per 5-4 in questa prima partita. Edberg andrà al servizio dopo il cambio di campo. C'è un posto dove tutti gli appassionati di box vorrebbero sedersi. Da quella poltrona si guardano i pugili negli occhi, si scoprono i colpi segreti, si soffre con chi perde, si applaude il vincitore. Questo posto l'abbiamo riservato a voi, che amate la box e volete essere sempre a bordo ring. Speciale bordo ring, ogni lunedì alle 20:30 su Capodistria. Ciao, come va? L'ho colpita. Sì, negli occhi. Un sambiter? Colpita. Mario, 2 sambiter. Sambiter, c'è più facile. Finalmente. Amaro Lucano. Un poro ostruito. Combatti qui la tendenza ai brufoli. Ma se hai la pelle sensibile, un'azione frequente può irritarla. Per questo accanto a Topexan, oggi c'è nuovo Topexan Pelli Sensibili. Puoi usarlo tutti i giorni. Topexan Pelli Sensibili penetra nel poro, lava via le impurità causa dei brufoli e grazie alla sua formula al pH neutro, anche con un uso frequente, rispetta la pelle sensibile. Nuovo Topexan Pelli Sensibili. Forte dove serve, neutro sulla pelle. Amate la natura fresca e pura? Provate questa caramella. È balsamica, gommosa e senza zucchero. Per avere una montagna di freschezza, senza mandare a monte il sorriso. La pasticca del Re Sole, balsamica, gommosa e gustosa. Freeway Classics, i classici della musica degli anni 80. Cheers. Prince, Phil Collins, Bee Gees, Christopher Cross, Manhattan Transfer, Simply Red, Aha, Chris Rea, Donna Summer, George Benson, Chicago, Blues Brothers. Freeway Classics, 10 anni di grande musica. Freeway Classics, 24 successi in un'unica imperdibile raccolta. A soli 18 mesi dal lancio, 820.000 europei si sono innamorati di Fiesta. È il più grande successo di tutti i tempi. Scopri anche tu le sue grandi qualità. Fiesta. È bello amare la più bella. Rothmans. Gusti superiori. Australian Time Proof Sportswear. Peugeot 405. Dietro di lei, il deserto. Time. Ricordiamo che ci sono in campo in questo momento due giocatori che complessivamente hanno vinto 8 titoli del Grande Slam. Stefan Edberg ha vinto 2 volte in Australia e 2 volte a Wimbledon. Boris Becker invece ha vinto ben 3 volte nel torneo londinese e una volta all'Open degli Stati Uniti. Due giocatori
giovani, Becker 23 anni, Edberg 24. I padroni del tennis, dunque, sono in campo ed è un bene per il tennis di altissimo livello che in un torneo siano in finale i primi giocatori. Intanto Edberg mette a segno il secondo S dell'incontro, 15-0. Dicevamo, torneo così importante che ci siano in finale i migliori del mondo testimonia come nelle grandi occasioni i valori tecnici vengano sicuramente ristabiliti. 30-0. Probabilmente Becker stava parlottando, diceva una risposta. L'abbiamo sentito bene, ma pare avesse detto una risposta. Effettivamente, a giudicare dal numero di punti concessi da Edberg sul proprio servizio, c'è sicuramente da pensare che l'efficacia nella risposta di Becker fino a questo momento non sia stata eccezionale. 30-15, tanto brutto errore di diritto di Edberg. Palla era abbastanza comoda. Lo svedese è rimasto lontano, non è riuscito a compensare con l'azione del polso. Un altro errore di risposta di Becker. 40-15. Rimasto un po' fermo il tedesco in questa occasione. Comunque il servizio di Edberg è sempre molto profondo su una superficie che restituisce la palla in modo molto sensibile, prende molta più efficacia. Tanto buona risposta di Becker. Finalmente una risposta del tedesco e per la prima volta Edberg, anzi per la seconda volta consecutiva, Edberg si trova ad aver concesso due punti nello stesso gioco disponendo del servizio. Doppio fallo, 40 pari, è il primo doppio fallo di Edberg. Quiet please, thank you. La buona risposta di Becker costringe Edberg all'errore di volée di diritto e questa palla break diventa un set point a favore del tedesco. Ha servito per primo, 5-4, palla break, diventa un set point. Buona prima palla di Edberg, costringe all'errore di risposta di Becker. Becker vuole sempre giocare una risposta veloce, non si adatta a provare una risposta di controllo per far giocare Edberg, quindi è chiaro che con questo tipo di tattica aumentano i rischi. Ci sarà un giudice di linea, anche lui contorsionista, come quello che avevamo visto ieri nel corso del match tra Becker e Woodbridge. Scelta corretta di Becker che nel momento importante fa tirare il passante di diritto a Edberg, notoriamente il colpo meno sicuro dello svedese, però questa volta apre troppo in lungolinea ed Edberg riesce ad infilare il passante. Quindi Edberg non solo salva la palla break, ma adesso si procura la palla per il 5 pari. Questo errore di risposta di Becker, lo svedese tiene il servizio. I giochi sono 5 pari. Con Becker al servizio.
15-0. Edberg ha mimato il movimento del rovescio da fermo, ha giocato la palla nel campo, il pubblico ha applaudito. Ancora fuori la risposta di Edberg, 30-0. Fuori questa prima palla con rotazione a uscire di Becker. Becker usa molto questo servizio in assoluto, oggi in particolare, perché incontra un giocatore che ha nella risposta di dritto sicuramente un colpo più debole. 40-0, chiude intanto Becker con questo rovescio in contropiede. Rivediamo, probabilmente potremo accorgerci che la tecnica di Becker in questo rovescio non è molto ortodossa. Però l'azione del suo polso, la palla era molto alta, riesce ugualmente con il polso a giocare una buona spinta. Questo i grandi campioni utilizzano la tecnica a proprio uso e consumo, hanno delle variazioni che la gente normale non può pensare di fare. Questo è un punto da circoletto di tutti i colori. Edberg prende benissimo la rete, passo d'incontro, nella risposta viene avanti e poi gioca una stop volley strettissima, una volley stoppata, smorzata, molto stretta. 40-15, punto di grande classe di Edberg che sta sorridendo. Giocatore molto corretto, come del resto Becker. Becker lo punisce con l'ace numero 3 e si porta in vantaggio per 6-5 nella prima partita. Edberg andrà al servizio dopo il cambio di campo. Posso offrirle un aperitivo? Grazie. Mario, due Sambiter. E Sambiter analcoliquo? È il re degli analcoliqui. Sambiter, c'est plus facile. Platessa intera, filetti scelti di merluzzo, filetti di baccalà alla romana. Il gran mare lo ha creato Brina. Brina ti ha sempre dato i prodotti che cercavi. È carino rivedersi. Tu sei carina.
Che cosa fai? Prendo aerei tutti i giorni. Ah. Mi piace guardare il mondo dall'alto. Non ho paura di fare. E se devo buttarmi non ho bisogno del paracadute. Tu avresti paura? No, davvero. L'emozione è proprio nel gusto dell'imprevisto, dell'inaspettato. Non ti aspettavo così presto. Nuova Rover 200. Giovane, impetuosa. Talent means doing even the most difficult things naturally. That's why I like FitGar, the new isotonic drink by Misura based on natural fruit juice. FitGar Misura, un talento naturale. That's talent. Rothmans, gusti superiori. Australian Time Proof Sportswear. Peugeot 405, dietro di lei, il deserto. Stefan Edberg e Boris Becker stanno disputando il 27esimo confronto diretto, una serie iniziata nel 1983, nella quale abbiamo compreso anche due match giocati nella categoria juniores, precisamente il primo turno nel torneo di Wimbledon dell'83 e la finale del Master Junior giocata a Birmingham nel 1985. Il computo dei confronti, come abbiamo rilevato, vede Becker prevalere per 16-10 nei confronti di Edberg, con uno score relativo al 1990 di 1-1, vittoria di Becker nella semifinale del Queens e vittoria di Edberg nella finale di Wimbledon. 6-5 Becker, a servizio Edberg per stare nel set. Molto bravi tutti e due i giocatori, però Becker riesce a trovare un buonissimo angolo con il passante di dritto. Vedete Edberg che gioca una volée discretamente profonda, però Becker quasi dal centro del campo riesce a trovare un lungo linea imprendibile per lo svedese. 0-15. È lungo il servizio di Edberg, quindi doppio fallo numero 2, tanto è inquadrata la giudice di linea che manovra la macchinetta, abbiamo detto il ciclope, che serve a indicare la profondità del servizio. 0-30, situazione di rischio di Edberg, che già nel precedente turno di battuta aveva salvato una palla break. Bellissima volée incrociata di rovescio di Edberg, che si costruisce praticamente il punto, non ha problemi a piazzare lo smash sul pallonetto piuttosto corto di Becker. 15-30. Ace di Edberg, che gioca da grande campione nella situazione di difficoltà, pareggia con l'ace numero 4. Questi sono i momenti che distinguono il campione dal buon giocatore. Il campione esprime il massimo nel momento topico della partita. 40-30, ancora una robusta prima palla di Edberg che costringe all'errore di risposta di Becker. Tanto probabilmente qualcuno del pubblico grida incitamenti a uno dei due giocatori e le frasi forse sono un po' colorite, c'è qualche mormorio. 40-30 comunque. E ancora con una prima palla di servizio piuttosto robusta, Edberg costruisce il punto con la volée. Siamo punto ottenuto con la volée di diritto.
pareggia il conto in questa prima partita. Giochi sono 6 pari, quindi sarà il tie break a decidere di questo primo set. Quiet please. Thank you. Serve Becker da destra. Edberg aveva giocato benissimo fino alla conclusione, ottima risposta, ottima presa della rete, però ha messo fuori una volée di rovescio abbastanza facile. 1-0 Becker. Dopo una prima risposta si dispera Becker, dopo una prima risposta molto buona di diritto. Becker aveva forse la possibilità di giocare un passante abbastanza comodo, però ha avuto fretta, l'ha sotterrato la palla, quindi 1-1. Ancora un servizio per Edberg. E ancora un errore molto grave di Edberg. Il primo errore di volée di rovescio era veniale, questo è un errore molto grave, tanto perché questa palla era più facile, bastava appoggiare, e poi perché si tratta di un punto perso con il servizio a disposizione. E questo è la sensibilità dalla parte destra, che non è paragonabile alla sensibilità che lo svedese ha dalla parte sinistra. Comunque, primo punto di mini break a favore Becker. 2-1 per il tedesco, che adesso servirà due volte. Questo è un brutto errore di Edberg che può condizionare l'esito di questo tie break. Forse gli dà una mano Becker, che gioca una volée molto discutibile. Tanto Paolo Pereira, il giudice di sedia, sulle proteste di Becker gli dice che l'ha vista anche lui fuori. Vediamo adesso, anche se è molto difficile, palla indiscutibilmente vicino alla riga, difficile dire se fosse buono o meno. Comunque il giudice di sedia è irremovibile. Edberg pareggia subito il punto di mini break, 2-2, ancora un servizio per Becker. Quale Becker reagisce da campione, avete visto, a proposito di campione, 3-2 Becker. Momento buono, 2-2, uscito da una situazione difficile anche dal punto di vista nervoso, discussione con il giudice di sedia, ha raccolto le energie e ha sparato un ace, l'ace numero 4, assoluta parità anche nel computo degli ace, 4 per parte. Punteggio è 3-2 Becker, adesso due servizi per Edberg. Tre pari, ancora una risposta violentissima di Becker che non ha fortuna, si cambia campo, sarà ancora Edberg a servire. Sul punteggio di 3 punti pari nel tie break della prima partita.
Ottima azione di Edberg, che gioca un servizio molto profondo. Ha una buonissima rincorsa sulla rete. Da notare che la rincorsa sulla rete dello svedese non condiziona la sua coordinazione, e con una volée di rovescio in contropiede conquista il punto del 4-3 a suo favore. Andrà al servizio Boris Becker, due servizi a disposizione per il tedesco. Tanto abbiamo visto per un momento inquadrato l'orologio che segna il tempo del match, sono 55 minuti fino a questo momento. Giustamente rischia la risposta Edberg, tra l'altro con il proprio colpo migliore contro la seconda palla di Becker. Non ha fortuna, scelta tattica comunque ineccepibile, i punti sono comunque 4 pari. Un altro errore di rovescio di Edberg, questa volta però forzato dalla volée di Becker. La volée era piuttosto insidiosa. 5-4 Becker, al servizio, avrà due servizi a disposizione Stefan Edberg. Errore macroscopico di Edberg in un momento così importante. Non sa se giocare di volo oppure lasciare rimbalzare la palla, ne viene fuori una demi-volée lunga. 6-4 a favore Becker, quindi Becker ha a disposizione 2 set point. Ancora un servizio per Stefan Edberg. E Becker trova la risposta e il successivo passante, con il quale si aggiudica il primo set per 7-6, 7-4 il tie break in poco meno di un'ora. Dopo il cambio di campo andrà al servizio Stefan Edberg. Combatti qui la tendenza ai brufoli, ma se hai la pelle sensibile, un'azione frequente può irritarla. Per questo accanto a Topexan, oggi c'è nuovo Topexan pelli sensibili. Puoi usarlo tutti i giorni. Topexan pelli sensibili penetra nel poro, lava via le impurità causa dei brufoli e grazie alla sua formula al pH neutro, anche con un uso frequente, rispetta la pelle sensibile. Nuovo Topexan pelli sensibili, forte dove serve, neutro sulla pelle. Oro, orologi sangue blu.
Purtroppo, cara, fra stampe, copie, fax, farò tardissimo. La mia segretaria, quella alle 6, chiude. O lei mi aumenterà la paga o io? La donna delle pulizie, questa Mita. Proprio una macchina fotografica doveva regalare. Nuova Rover 200. Australian Time Proof Sportswear. Peugeot 405. Dietro di lei, il deserto. 4-3 a favore Edberg. Becker a servizio. È la seconda partita della finale che si disputa, ricordiamo, al meglio di 5 partite. La finale degli Australian Open Indoor, Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia. Zero. Spara un altro dritto velocissimo Boris Becker. Si potrà domandare dal punto di vista tecnico come faccia il tedesco a tirare così forte togliendo il peso del corpo dalla palla. Effettivamente ha una tale potenza Becker, una tale velocità di braccio che può anche permettersi ogni tanto di togliere il peso del corpo. 15-0. Suona ancora il ciclope, la macchina che giudica la profondità del servizio. E suona per due volte consecutive il ciclope. Questo significa doppio fallo a sfavore di Becker. E il doppio fallo numero 2 contro i 3 commessi da Stefan Edberg. Tiene molto bene la rete Becker in questa occasione. 30-15. Rivediamo. Volè non troppo profonda, però chiude subito sull'incrociato di Edberg. In questo caso era la posizione, è stata la posizione determinante, non tanto il movimento della volée. Bravo Edberg, non era facile, soprattutto perché Becker gli ha fatto giocare un passante con il colpo peggiore, il diritto, la palla è sì stata rallentata dal net, ma per le caratteristiche del diritto di Edberg forse è meglio avere una palla da incontrare che non una palla da spingere. Questa volta Edberg è riuscito a giocare un ottimo passante incrociato, 30 pari. Seconda palla molto rischiosa di Becker, molto veloce, però servita sul colpo debole di Edberg, sul diritto. A fortuna la scelta tattica di Becker, 40-30. Gioca una palla dietro la schiena, Edberg viene ribattuta al servizio con la palla non in gioco, però questo suscita l'ammirazione del pubblico. Volè in contropiede di Becker, che
che tiene il servizio, pareggia così il conto in questa seconda partita. I giochi sono 4 pari, al servizio Stefan Edberg. Quindici zero. Non ci hanno ancora fatto vedere gli australiani al replay il gioco di gambe di Edberg successivo alla discesa a rete con il servizio. È una cosa che gli appassionati di tennis dovrebbero amare, perché si tratta di un'esecuzione perfetta. Si tratta di una capacità di muovere i piedi incredibile. Non è mai in allungo Edberg, porta sempre il corpo sulla palla, mai solo la racchetta. 30-0 comunque. La differenza nel gioco di volo è che potete vedere che Becker è quasi sempre in allungo, e questo deriva dalla sua diversa capacità di spostarsi. 30-15 intanto questo errore di rovescio di Edberg, palla era fuori di poco, inquadrato il giudice di linea, probabilmente responsabile della chiamata. La palla danza sul nastro, la palla di risposta di Becker danza sul nastro, però rimane dalla parte del tedesco. Due palle per il 5-4 per lo svedese. Dicevamo, forse è giusto far rilevare, quando c'è tutto il campo inquadrato, come sia rapido Stefan ad apprendere la rete, ad arrivare a giocare la prima volée dentro la linea del servizio, cosa che invece non riesce sempre a Becker, che peraltro ha una prima palla di servizio più rapida e quindi dovrebbe disporre di una velocità ancora superiore. 40-30, comunque il gioco di gambe di Edberg è sicuramente migliore di quello di Becker. Questo indipendentemente dal rendimento di volo dei due giocatori, questa e questo è solo un tentativo di analisi strettamente tecnica. Abbiate pazienza se ogni tanto faccio di queste osservazioni. Questi giocatori mi divertono talmente tanto che cerco spesso il pelo nell'uovo. Comunque questa è una demi-volée sbagliata di Edberg, peraltro forzata dalla velocissima risposta di Becker. 40 pari. Quindi Edberg ha sprecato due occasioni per il 5-4 a suo favore. Non è convinto Becker questo diritto, forse ci prova un po', anche se ha accennato una timida reazione. Era molto buona la prima risposta che ha costretto Edberg a una demi-volée, poi questo è il diritto incriminato, palla sembra più fuori che dentro. Terza palla a favore dello svedese per il 5-4. Thank you.
Molto bravo, Becker, molto bravo. Giusto. È venuto avanti in controtempo dopo aver verificato che la risposta aveva costretto Edberg a giocare molto lontano dalla linea di fondo. Piazzato un'altra volée molto profonda sulla quale Edberg ha sbagliato il passante. Parità. Quindi sfumate ben tre occasioni per lo svedese di portarsi in vantaggio per 5-4. Questo passante è stato chiamato out, Becker non è molto convinto, anzi decisamente arrabbiato su questa palla, perché il pubblico sta mormorando. Vediamo questa palla, beh, questa francamente sembrava più vicina alla riga della precedente, quindi c'è stato un parlottare tra Becker e il giudice di sedia Paolo Pereira, brasiliano, uno dei professionisti della TP Tour. Comunque, vantaggio Edberg, quarta occasione per il 5-4 per lo svedese. Non ci sono stati break fino a questo momento. Miracolo di Becker. Miracolo di Becker. Rivediamo. La risposta approssimativa, si difende, poi Edberg gioca una volée abbastanza profonda e Becker in recupero. Forse Edberg si aspettava il pallonetto perché è arretrato un metro, non pensando che Becker all'ultimo momento potesse correggere la palla. Comunque ne esce un ottimo passante. Ancora parità. È buono questo passante di diritto di Becker e quindi è una palla break a favore Becker, quale ha giocato davvero bene in questo game. Salva la palla break Edberg con un servizio molto profondo. Becker naturalmente non conosce la parola contenimento. Nella risposta Becker spara sempre. Chiaro che in questo modo le percentuali di errori aumentano. Forse sarebbe più consigliabile, quando il punto è molto importante, provare a far giocare Edberg, cioè a rimettere una palla non definitiva. Comunque, parità. Infatti gli stanno dando comunque ragione, perché sembra aver trovato la misura nella risposta il tedesco. Vantaggio Becker, seconda palla break a suo favore. Un game abbastanza lungo. Sono stati giocati ben 13 punti fino a questo momento. Chiamata out in laterale, la prima palla di servizio di Edberg, quindi situazione difficile per lo svedese. Segue la seconda, però Becker ancora con il diritto si costruisce il punto e si aggiudica quindi il gioco. Brecca, toglie il servizio allo svedese, 5-4, e andrà a servire per il set dopo il cambio di campo. Benvenuti tra i più adorabili cucciolotti del mondo. Non sono straordinariamente teneri? Conosciamoli meglio. Incontriamoli tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 16.15 e la domenica per Super Wrestling alle 17.45. In collaborazione con Gatorade. A soli 18 mesi dal lancio, 820.000 europei si sono innamorati di Fiesta.
è il più grande successo di tutti i tempi. Scopri anche tu le sue grandi qualità. Fiesta. È bello amare la più bella. Le tue idee con una stampante versatile e sicura si realizzano meglio. Affidati a chi ha creato lo standard di mercato, Epson LX400. E oggi un nuovo standard anche nel prezzo. LX400, solo 400.000 lire. Più pensi, più Epson. Ti vedranno in TV. Appunto, quei brufoli. Prova nuovo Clearasil Ultra. È così efficace contro i brufoli che l'hanno chiamato Ultra. Dagli 5 giorni. Test clinici lo dimostrano. Nuovo Clearasil Ultra è diverso. È efficace contro i brufoli in 5 giorni. Allora, com'è andata? Tu che ne dici? Nuovo Clearasil Ultra. I brufoli hanno i giorni contati. È un disinfettante. Con Johnny Walker Red vinci 5 barche a vela originali e migliaia di esclusivi capi Marina Yachting. Invia il numero del sigillo che trovi sul tappo a questo indirizzo. Longoni Sport, con i giovani per lo sport. A Bardano. Australian Time Proof Sportswear. Peugeot 405. Dietro di lei, il deserto. Becker si appresta a servire. In vantaggio per 7-6. Nel primo set vinta il tie-break per 7 punti a 4. 5-4 nel secondo set dopo aver appena tolto il servizio a Stefan Edberg. Quindi serve per il secondo set il tedesco. Quiet, please. Thank you. Alta contorsione del giudice di linea della linea centrale. Tutte le volte si vede scaricare delle bordate dei giocatori addosso. Sotterra la risposta a Stefan Edberg sulla seconda di Becker, che non sembrava troppo profonda, comunque 15-0. Chiaro che probabilmente Edberg tenterà di forzare i tempi, tenterà di prendere dei rischi per vedere di ribaltare la situazione, per restituire il break al tedesco. Quale tedesco sembra abbastanza incisivo nel servizio. Love. 30-0, addirittura prende un rischio anche con il diritto Edberg, cosa che non è solito fare. Su un altro errore di risposta di Edberg, quindi ci sono 3 set points a favore Becker. Becker ha a disposizione 3 palle per il secondo set, dopo essersi aggiudicato il primo per al tie break
per 7 punti a 4. Seconda palla molto arrischiata di Becker, che comunque ha fortuna in questa sua scelta tattica, e con questa seconda palla molto profonda Becker si aggiudica il gioco e anche la seconda partita con il punteggio di 6-4. Sarà Stefan Edberg ad aprire le ostilità nel terzo set. Ricordiamo che la partita si disputa al meglio di 3 partite su 5, al meglio di 5 partite. Thank you. Thank you. Tanto ecco inquadrato Tony Picard, l'ultimo della fila è Bob Brett. Tony Picard è il coach inglese di Stefan Edberg, Bob Brett invece è il coach australiano di Boris Becker. Boris Becker che sembra rinfrancato dalla vittoria anche nel secondo set e quindi è pimpante, vediamo, cerca bene la palla e spara un ottimo passante di rovescio. 0-15, non è il modo migliore per iniziare un set, essere passati, comunque è solo il primo punto di questo gioco. Stiamo a vedere se Edberg riuscirà a ritrovare concentrazione, determinazione per rientrare in partita. La partita 2-7 a favore Becker è in salita per lo svedese. 15 pari. 59. Ottima questa volée smorzata di Edberg. 40-15, rivediamo il movimento di servizio. Edberg esce con la gamba sinistra, la sua rotazione lift un po' lo squilibra in uscita, però ha una buonissima sensibilità anche perché è abbastanza vicino alla rete nell'eseguire la volée smorzata incrociata di diritto. E con la volée di diritto si ripete Edberg, che tiene il servizio 1-0 per lo svedese nella terza partita. Andrà Boris Becker al servizio dopo il cambio di campo. Un vigore nuovo, Noir. Una freschezza eccitante, Noir. Entra in Badelas Noir. Thank you.
Oro. Orologi sangue blu. È carino di vedersi. Tu sei carina. Che cosa fai? Prendo aerei tutti i giorni. Ah. Mi piace guardare il mondo dall'alto. Non ho paura di volare. E se devo buttarmi non ho bisogno del paracadute. Tu avresti paura? No, davvero. L'emozione è proprio nel gusto dell'imprevisto, dell'inaspettato. Non ti aspettavo così presto. Nuova Rover 200. Giovane, impetuosa. I sales leaders e gli utensili di alta precisione Ghezzi vi danno appuntamento dal 19 al 25 ottobre alla Biennale Macchine e Utensili di Milano. Australian Time Proof Sportswear. Peugeot 405. Dietro di lei, il deserto. Insomma, in questa partita in cui Becker è in vantaggio per 2-7, ha appena breccato, appena tolto il servizio a Edberg nella terza partita, non ci sono numeri che confortano la prestazione di Edberg. Becker ha vinto nelle prime due partite 80 punti contro il 71 dello svedese, quindi un divario sensibile, ma il dato che abbiamo appena controllato fino a questo momento: Becker non ha mai concesso una palla break sul suo servizio e in sole tre occasioni è andato ai vantaggi, per cui direi che c'è una supremazia netta sul servizio di Becker, mentre è altalenante il servizio di Edberg, che ricordiamo fino a questo momento ha fatto 5 ace e 5 doppi falli, quindi il saldo del servizio è in parità, a differenza di Becker che ha sparato ben 7 ace contro 3 soli doppi falli. Comunque Becker al servizio 3-2 in suo favore nella terza partita, 15-0, altro servizio vincente. Sì, perché al di là dei punti ottenuti direttamente con il servizio da Becker senza far toccare alla la palla ad Edberg, che sono gli ace, bisogna considerare anche l'elevato numero di punti ottenuti, diciamo l'ace sporco, l'elevato numero di punti vincenti. 30-0. Sposta difensiva di Edberg. Becker ha buon gioco a lasciare rimbalzare la palla, cosa gli riesce abbastanza facile perché Becker ha la tendenza, come abbiamo più volte fatto notare, di rimanere un po' dietro. Intanto Becker spara l'ace numero 8, Edberg non è molto convinto. L'espressione di Edberg non è mai, non lascia mai trasparire quello che sente lo svedese, però questa occasione ci sembra abbastanza sfiduciato e soprattutto non molto convinto sull'ace numero 8 del tedesco. Adesso gli ace diventano 9. Giudice di sedia aveva andato un po' nel pallone perché ha detto game Edberg e invece il game l'ha vinto Becker, e poi ha detto 4-1 e invece i giochi sono 4-2. C'è un momento di difficoltà per Paolo Pereira, che si è sentito contestato un po' da Edberg, contestato peraltro in modo molto civile. Comunque il punteggio effettivo è 4-2 a favore Becker. Stefan Edberg al servizio. È buono questo diritto giocato dal centro del campo. 15-0.
Ed è buono anche questo rovescio lungo linea. Questo è forse il colpo migliore di Stefan Edberg. Lo scambio di 3-4 colpi e poi ha scaricato tutta la velocità di cui dispone in questo rovescio lungo linea. 30-0. Fuori la volée di Edberg, 30-15. Ottima prima palla di Edberg, che induce all'errore di risposta Becker. E ancora un'ottima prima palla di Edberg, che è decisa a rimanere nel match, tiene il servizio. I giochi sono 4-3 a favore Becker in questa terza partita. Quale Becker andrà al servizio dopo il cambio di campo? Time. 2-7-0 a favore Becker, con il punteggio di 7-6, 6-4, 7 punti a 4 il tie break del primo set. 4-3 Becker al servizio Becker in questa terza partita. Il match sembra avviato in favore di Becker. Edberg pare in grossa difficoltà, ha perso il servizio anche in questa terza partita. Soprattutto non sembra aver trovato la misura nella risposta al servizio di Becker. Quale Becker ha comunque servito una percentuale convincente di prime palle. Stiamo a vedere se Becker terrà questo servizio. Quindi anche vincendo Edberg il proprio andrà a servire per il match con il successivo. Ottima risposta di Edberg, che sembra volerci smentire. Ma noi saremmo contenti che il match si allungasse. Ecco qua la perfetta esecuzione dello svedese, braccio completamente aperto, l'ottimo tempo sulla palla. 0-15. 2 ore e 18 intanto di gioco, tempo abbastanza lungo se si considera che sono stati giocati appena 2 set. Si ferma sul nastro questa palla di recupero di Edberg, che sorride. 15 pari, sorriso abbastanza amaro, comunque è una palla che in ogni caso Becker avrebbe potuto giocare con estrema facilità. Sembra volere affrettare i tempi Edberg e risponde con molto coraggio. Questa volta la risposta di dritto è molto efficace. Vediamo il movimento del servizio. Becker esce bene, però è la sua rincorsa. Vedete che Becker è ancora prima della linea del servizio. La risposta di diritto di Edberg è questa volta efficace. 15-30. Tanto parecchie urla sul campo a favore di uno e dell'altro giocatore. Sono in campo, ricordiamo ancora una volta, i primi due giocatori del mondo.
Aveva tentato di salvarsi con l'istinto Becker, non c'è riuscito, pensate. Quindi dopo 2 ore e 20 di gioco ci sono le prime due palle break a favore Edberg. 15-40. Quindi occasione per lo svedese di rientrare in partita. Aveva tirato una risposta stratosferica, però la macchina, il ciclope aveva fischiato. Edberg non è molto convinto del giudizio del ciclope, cioè, perché dice la palla era buona, e quindi cioè, insomma Edberg è sicuramente contrariato, perché in ogni caso Becker non, difatti fanno, il giudice di linea ha posato la macchinetta, questo significa che probabilmente il giocatore non vuole l'uso della macchina, vuole l'uso, preferisce il giudizio umano. Comunque ancora Becker al servizio, sempre 15-40. Questa palla è buona, un altro rischio di Becker, che comunque annulla la prima palla break a favore Edberg. Il giudice di linea è incriminato, per la verità il giudice di linea quando la macchina, quando c'è in funzione la macchina, non ha delle grosse responsabilità, perché e la macchina a giudicare, dipende però da come si tiene schiacciato il pulsante, basta distrarsi un attimo e la macchina evidentemente non è in funzione. Macchina chiamata Occhione da un giornalista italiano. E la risposta di Edberg di rovescio, ha giocato davvero bene lo svedese. Rivediamo. E c'è il primo break a favore di Edberg, avete visto. Becker ha dimenticato un po' la consegna tattica di far giocare con il diritto Edberg nel momento importante ed è stato punito prontamente. Quindi Becker perde il servizio, i giochi sono 4 pari nella terza partita. Edberg è rientrato in partita e andrà al servizio. Quiet please. Thank you. Giudicata buona questa volée di diritto di Edberg, 15-0. Questo è un errore di attenzione da parte di Edberg, è un gravissimo errore in questo punto dell'incontro. Edberg si era costruito uno smatch, un punto facilissimo, e ha messo fuori uno smatch impossibile da mettere fuori. Becker era completamente dall'altra parte del campo, bastava appoggiare, 15 pari, brutto errore dello svedese. Questo è un altro errore non grave come quello precedente, la risposta di Becker era piuttosto robusta. 15-30, dopo aver breccato, dopo aver tolto il servizio a Becker, Edberg si trova già a dover fronteggiare un'altra situazione di difficoltà. Trenta pari, robusta prima palla di servizio dello svedese. E subito dopo aver tolto il servizio a Becker nel game precedente c'è una situazione di difficoltà dello svedese. Palla break a favore Becker. Questo è un punto straordinario, Becker si è mosso benissimo,
Si vede che ha una sentiel buona presa su questo campo. Chiude con un passante lungo linea di dritto in uno scambio in cui avrebbe potuto perdere il punto almeno due volte e quindi toglie ancora il servizio Elle. 5-4 a favore Becker nella terza partita, il quale Becker andrà a servire per il match a questo punto dopo il cambio di campo. Well, you know you make me wanna kick my heels up and down. Dagli stadi, dai campus, dalle arene, dai playground di tutti i 52 stati dell'Unione, il meglio dello sport americano. Tutti i campioni Yankee nella vetrina USA Sport, ogni mercoledì alle 20.30 su Capodistria. Sì, negli occhi. Un sambiter? Colpita. Mario, due sambiter. Sambiter, c'est plus facile. Amaro Lucano. Dai, una domanda! No, no! Ma ti vedranno in TV! Appunto, quei brufoli! Prova il nuovo Clerasil Ultra! È così efficace contro i brufoli che l'hanno chiamato Ultra! Dagli 5 giorni! Test clinici lo dimostrano. Nuovo Clerasil Ultra è diverso. È efficace contro i brufoli in 5 giorni. Allora, com'è andata? Tu che ne dici? Nuovo Clerasil Ultra. I brufoli hanno i giorni contati. È un disinfettante. Becker in vantaggio per due set, 5-4 nella terza partita e servizio, servirà quindi per il match. Un match in cui il tedesco ha perso il servizio una sola volta in questa terza partita. Complessivamente Edberg ha concesso 8 palle break al tedesco, di cui 3 trasformate, mentre Becker ha concesso solo 2 palle break, di cui una trasformata. Seguiamo questo gioco che potrebbe essere decisivo. Becker al servizio. Aiutato dal net Becker sulla prima risposta di Edberg, però niente può fare contro il passante, contro il secondo rovescio di Edberg. Eccolo qui il rovescio vincente, 0-15. Vediamo se Becker si affiderà alla debolezza della parte destra di Edberg in questo momento, che è molto molto importante. Ci aveva sentito il tedesco, non è stato fortunato con la prima palla di servizio. Seconda palla molto profonda, Becker è coraggioso, ha seguito il servizio. Stato premiato, 15 pari.
30-15, servizio vincente di Becker. Buon passante di Becker, non era molto convinto comunque l'attacco di Edberg, è rimasto un po' dietro lo svedese, il campo era molto aperto in lungolinea e Becker è riuscito a infilarsi il passante, quindi ci sono due match point a favore di Becker. Quiet please, quiet please, thank you. E con un servizio vincente Becker si aggiudica la terza partita e quindi il match con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4 è riuscito a prevalere nei confronti del numero del primo giocatore del mondo Stefan Edberg in poco più di 2 ore e 15 di gioco, una partita abbastanza a senso unico. Come abbiamo più volte ricordato, Becker è stato molto incisivo con il servizio e ha perso una volta sola il servizio, Edberg invece ha perso il servizio per 3 volte, ma come abbiamo già detto sono state solo 2 nel corso di tutto l'incontro le palle break concesse da Becker, mentre 8 complessivamente ne ha concesse Edberg, senza considerare i 3 punti di mini break concessi nel tie break del primo set. Quindi abbiamo un Becker che è abbastanza vicino all'apice della forma, non altrettanto.